Asco Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Tune 10 in diretta da Rete Veneta, buonasera a tutti, ben ritrovati. Mentre giornali, giornaloni e telegiornaloni si occupano dei 5 Stelle, e cioè dell'accordo mancato con i liberali e come mai poi ritorna Grillo da Farage, insomma paginate, lenzuolate, noi vogliamo più basso, stiamo sulla cronaca, la cronacaccia, i fatti che riguardano i cittadini, perché parliamo spesso di sanità e oggi è successo un fatto davvero sconvolgente. Nell'ospedale di Padova è stato arrestato un infermiere che sedava le pazienti e le violentava. Per ora si ha conoscenza di un unico stupro, ma siccome è un'inchiesta che dura da mesi, perché ci sono stati anche qui, come a Saronno, ricorderete, i soliti sospetti, le voci, i sussurri, è un'indagine che dura da tanto e quindi si potrebbero scoprire molti altri casi. Partiamo da questo perché davvero quando si parla anche di quello che accade attorno a noi, la morsa del gelo e tutto quello che vediamo di bello e di brutto, più di brutto che di bello, insomma sono fatti che lasciano attoniti e sconcertati a dir poco. Quindi partiamo da questo e poi ovviamente parleremo ancora di banche, prendere o lasciare, hanno detto le banche popolari ai risparmiatori, offrendo loro, hanno detto molti soci, delle briciole rispetto ai soldi che hanno perso, e poi di tanto altro ancora, di migranti. Insomma, cambieremo titolo spesso questa sera in questa puntata. Allora vi presento gli ospiti di questa sera, l'avvocato Andrea Arman, buonasera avvocato. Buonasera. Bentornato, difende appunto i risparmiatori truffati, ci racconterà che cosa è successo, che cosa è stato deciso, quali sono le reazioni dei soci. Il dottor Vittorio Zanini, medico, buonasera. Zanini, bentornato. Grazie. Parleremo appunto anche di ospedali e di quanto è successo. Paolino Barbiero, della CGIL, buonasera Barbiero. Buonasera. C'è una decisione imminente della Consulta sul referendum per il Jobs Act. Domani pomeriggio. Domani pomeriggio, quindi un altro fatto importante che avrà dei contraccolpi anche qui in Veneto, ovviamente. Renato Boraso, assessore alla mobilità del Comune di Venezia. Buonasera assessore. Buonasera a tutti. La riforma dei trasporti, insomma, molte polemiche, un cambiamento sensibile, quindi l'assessore ci spiegherà di cosa si tratta. Tra le altre cose, Leonardo Padrin, conservatore riformisti. Buonasera. Buonasera Padrin, si sta muovendo anche Padrin a Padova in vista delle amministrative della prossima primavera. E poi parleremo di un ordine di cattura che il generale Antonio Pappalardo ha distribuito, generale dei Carabinieri, ha portato proprio ai Carabinieri, dicendo loro con questo ordine di cattura tecnicamente si possono andare ad arrestare i parlamentari illegittimi, chiedendo ai Carabinieri di rivolgersi ai magistrati. Ma ce lo dirà meglio Pappalardo, che è al centro di questa vicenda di cui si è parlato molto sui giornali. Allora io direi di partire comunque stasera da questo fatto di cronaca nera, cioè dalla paziente nell'ospedale di Padova violentata da un infermiere.
Violenta una paziente dopo averla sedata, ma viene colto in flagranza di reato e arrestato dai carabinieri del NAS di Padova. In manette un infermiere di 41 anni di origine romena, residente in città da un paio d'anni, dipendente dell'azienda ospedaliera del capoluogo euganeo nel reparto di neurochirurgia. La vittima, una donna di 58 anni. Tutto è iniziato dopo precise segnalazioni giunte in procura da parte della stessa azienda ospedaliera riguardanti presunte somministrazioni anomale di farmaci a base stupefacente nei confronti di donne ricoverate in neurochirurgia. Fin da subito tutti gli indizi hanno portato al 41enne e proprio su di lui, dallo scorso novembre, i militari del nucleo antisofisticazioni hanno concentrato le indagini. Scioccante l'esito del lavoro degli inquirenti. Inizialmente ci si era limitati a supporre che l'infermiere sedasse le proprie vittime con il preciso scopo di molestarle dal punto di vista sessuale, mediante palpeggiamenti di parti intime o scatti fotografici delle stesse. Ma la sera del 4 gennaio l'uomo ha dato il peggio di sé, ha iniettato nelle vene della sua vittima un potente sedativo, stordendola completamente per poi abusare sessualmente di lei senza alcuna difficoltà. Non ha fatto i conti con i carabinieri, intervenuti pochi minuti dopo che la violenza era stata consumata e l'ormai ex infermiere è finito dietro le sbarre. All'udienza per la convalida dell'arresto si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le indagini proseguono per capire se ci siano altre vittime cadute nella squallida rete del 41enne. Di Vanessa Banzato, dottor Vittorio Zanini, medico, ne ha viste di tutti i colori nella sua carriera, ma mi chiedo e le chiedo se si è mai trovato di fronte ad un caso di questo genere, cioè una paziente proprio sedata e stuprata. Assolutamente no. Sono scioccato. Già il caso di Saronno, con quel mio collega anestesista, che sembra aver provocato, d'accordo con la sua amante, una serie di morti, diciamo ancora così, sospette, già quel fatto lì mi aveva scioccato. Perché dentro di me, fin da allora, da quel caso, è nato il sospetto che qualcuno sapesse e invece, ammantandosi di omertà, perché si tratta di omertà, non abbia denunciato. Questi se la facevano come volevano, questi due amanti, mettevano a repentaglio la vita dei pazienti o delle pazienti, se la godevano, minacciavano persino i figli di lei e la situazione ovviamente è stata quella delle sbarre, ma molto dilazionato nel tempo. Non si è messo subito costui in galera. Si è aspettato 2, 3, 5, 7 mesi, un anno, cose insopportabili sotto il profilo del buon senso e agli occhi del popolo. Adesso capita un caso di questo tipo a Padova. A Treviso no, nel nostro reparto no, ho lavorato 40 anni in ospedale. Se avevamo dei sospetti, che peraltro non abbiamo mai avuto nei confronti dei nostri colleghi o dei nostri collaboratori, ne parlavamo tra di noi, ne parlavamo col primario, ne parlavamo con la direzione sanitaria, ma no dopo 6 mesi, un anno, dopo un giorno, perché la condivisione della tematica dell'assistenza all'interno della struttura pretende che la prima finalità sia quella della salvaguardia dello stato di benessere o di salute, nel mio caso della donna, e quindi c'era una condivisione di principi anche nel denunciare, se fosse stato necessario. Non è mai capitato, e questo dipende anche un po' dalla direzione generale e un po' anche dalla direzione primariale all'interno di un reparto, all'interno di un settore. Sotto questo profilo sono grato ai miei primari
perché hanno coordinato le attività in maniera tale che non succedessero fatti di questo tipo. Ed è per questo motivo che io mi chiedo, ma come è potuto succedere in un ospedale di tal livello come quello di Padova che qualcuno potesse agire per conto proprio? E non parlo di un medico, parlo di un assistente sanitario, in maniera tale che riuscisse a fare quello che maldestramente e volgarmente ha fatto questo personaggio. In più è anche, non si dei nostri, chi se lo ha assunto, sotto quale filtro è passato, chi ha deciso di cooptarlo. Perché, vedete, perché uno possa lavorare in maniera adeguata nei nostri ospedali di primissimo livello, bisogna che ci sia un filtro a queste persone, a questi infermieri, agli stessi medici che vengono assunti. Era in costo o in corpo a una cooperativa, ad esempio, perché c'è anche questo aspetto. Nel momento in cui c'è carenza di personale, anche di infermieri oltre che di dottori, magari si fa riferimento a queste cooperative, che poi le cooperative, guarda caso, non che si assomiglino tutte, però in particolare hanno dei difetti, non entro nel merito di talune cooperative che gestiscono altri servizi, ma io mi chiedo, era in coste a una cooperativa o era stato assunto direttamente dalla direzione generale? E perché i preposti a quel servizio, nella fattispecie al servizio di anestesia, non si sono accorti per tempo di questo inconveniente? Perché non l'hanno denunciato da subito? Mi pare di aver capito che abbiano interessato la procura, ma questa gente qua va tolta subito dal campo di attività. Poi voi sapete che il primario, il suo delegato, vigila o custodisce anche coloro che sono preposti nei rispettivi reparti all'anestesia, e io non capisco come possa essere sfuggito alle maglie di una vigilanza che deve essere strettissima. Mala tempora currunt. Allora parleremo anche della morsa del freddo, no? Quando sento parlare di gelo, grande freddo di questi giorni, penso ai nostri 30.000 alpini morti in Russia a 40 gradi sotto zero. Ad alcuni di noi questa esperienza sarebbe utile. Leonardo Padrin, su questa vicenda davvero sconvolgente dell'ospedale di Padova, perché non è avvenuto, non so, in un ambulatorio in periferia, cioè all'interno dell'ospedale di Padova, nel reparto di neurochirurgia, un uomo di 42 anni ospedale che, di eccellenza, che violenta una donna di 58 anni. Oh. Insomma, intanto nella pubblica amministrazione si accede per concorso, quindi lì uno partecipa a un concorso, lo vince e da quel momento è dipendente della pubblica amministrazione. Dopo ci possono essere dei comportamenti. Il reparto di neurochirurgia di Padova è un reparto che è diretto dal professor Scienza, che insomma, ha un problema di liste d'attesa, perché io credo sia uno fra i migliori neurochirurghi che ci sono nel Veneto. Come può capitare un fatto di questo genere? Secondo me bisogna tenere presente la peculiarità di un reparto di neurochirurgia, perché è un reparto di eccellenza, è un reparto dove i casi sono sempre e comunque gravi e la condizione dei pazienti, essendo dei pazienti che hanno delle patologie gravi, è come dire, diversa da un reparto ortopedico dove è messa in dubbio la funzionalità di un arto, per dire, ma tutto il resto è in una condizione di assoluta normalità. Io chiaramente i fatti credo siano esclusivamente in possesso della magistratura, ma da quello che abbiamo sentito oggi è stata l'azienda ospedaliera che ha segnalato le anomalie. Io concordo su un fatto che citava prima il dottor Zanini.
che comunque esiste in un reparto una gerarchia che parte dal primario, che evidentemente è il, fra virgolette, maestro di quelli che lavorano con lui, e le professioni sanitarie hanno comunque un responsabile. Allora, un fatto isolato è imprevedibile e incontrollabile. È evidente che se il fatto non è isolato, cioè, va ridistribuita una responsabilità. Io non è che voglio colpevolizzare i colleghi di questo personaggio, perché se è stato colto in flagranza di reato non ci sono dubbi, ci saranno dei dubbi sulla pena o sulle attenuanti, ma sul fatto che l'abbia commesso, la flagranza di reato non lascia dubbi. Però io mi permetto di associarlo a un'altra persona che evidentemente aveva dei disturbi, che è quel parroco di cui non ricordo il nome, sempre padovano, dove sembra che ci sia stata già un'istruttoria da parte della curia. Allora, io non so dove finisce la responsabilità fra l'omertà e un'istruttoria lenta o tardiva. Certamente quando i fatti si ripetono è impossibile. Come è impossibile prevedere un singolo atto? Perché voglio dire, è impossibile prevederlo. Neanche se ci sia un controllo da microchip. Però quando gli atti sono successivi e si ripetono, quando tu lavori in un'equipe, è impossibile che non ci sia un'attenzione. Queste sono scattate in tempo, in ritardo, non lo so, ma è impossibile in una organizzazione, che sia di tipo religioso, che sia di tipo sanitario, che sia di tipo bancario, visto che è un altro dei temi che mi sembra che stasera affronteremo. Voglio dire, se è un responsabile di un qualsiasi livello dice al cliente: ti do il mutuo se compri le azioni, non è che sia un fatto isolato quel giorno quella persona si è drogata. Significa o che è partito un ordine dall'alto, oppure è un'azione che, non, anche se fosse lasciata alla libera iniziativa di quel funzionario, se l'ha fatta con uno l'ha fatta anche con altri, per cui come dire, non è possibile far finta di niente. Ecco, io faccio i complimenti alle forze dell'ordine che sono risultate efficaci, ma in effetti fanno bene ad indagare se attorno a questi fatti esiste omertà o, peggio ancora, ma spero proprio di no, complicità. Insomma, ecco. Asfalto, cacciatore, smog, sindaci, ladri, banche, viva il Veneto. Veramente una pioggia di sms questa sera, continuate a mandarli. Purtroppo, visto che parliamo di sanità, c'è un quarto caso di meningite a Treviso in una settimana. Vediamo il servizio. Nuovo caso di meningite nella Marca, il terzo nell'arco di una settimana. Si tratta tuttavia di meningite da pneumococco, che non è quindi contagiosa. Il paziente, un 64enne, si è presentato in pronto soccorso apparentemente per un'otite degenerata. Gli esami di laboratorio hanno però stabilito, a distanza di un paio d'ore, trattarsi di meningite. Abbiamo da questa mattina ricoverato al Caffoncello un nuovo caso di meningite, però da pneumococco. Quindi si distingue dalla precedente della settimana scorsa. La differenza fondamentale è che nella meningite da meningococco è necessario effettuare una profilassi sui familiari e sui contatti stretti. Invece nella meningite da pneumococco, quella che abbiamo diagnosticato questa mattina, non è necessario questo tipo di profilassi e non dà epidemie. Il paziente è attualmente stabile, ricoverato in terapia intensiva e sotto osservazione. Per la Marca è il terzo caso, dopo la 70enne colpita sempre da meningite da pneumococco ricoverata a Montebelluna e il 47enne che ha contratto invece l'infezione da meningococco, per cui si è resa necessaria la profilassi per una ventina di familiari, colleghi e amici. Il paziente della settimana scorsa è ancora ricoverato in rianimazione, la prognosi è ancora riservata, però abbiamo un cauto ottimismo e abbiamo
abbiamo avuto un leggero miglioramento, quindi questo ci fa sperare bene. Inutile dire che questi casi preoccupano la cittadinanza. Il consiglio che poi noi possiamo dare è di rivolgersi tranquillamente ai propri medici di famiglia, che hanno tutte le competenze per poter fare una diagnosi appropriata. Servizio di Lina Paronetto, chiedo scusa, era il terzo caso in una settimana, non il quarto come ho detto. Abbiamo cambiato titolo, truffati dalle banche, prendere o lasciare. Un po' questo è stato detto ai risparmiatori che speravano in rimborsi più consistenti. Cosa è successo, Avvocato Romano? Non lo sappiamo, perché non è stato detto ai risparmiatori, è stato detto dalle banche agli organi di stampa. Noi siamo stati lasciati fuori al freddo e questo tanto per far vedere che c'è stato un cambiamento di stile rispetto al passato. Non è cambiato niente. Siamo nella stessa condizione del dicembre 2015, quando chiedevamo, prima di andare a votare nelle assemblee di trasformazione, di sapere che cosa fosse accaduto all'interno delle banche, di sapere dove fossero andati i nostri soldi e di sapere chi fossero coloro che non avevano pagato i debiti. Ora ci troviamo nella medesima situazione, solo che è passato un anno e mezzo e ci viene proposta attraverso gli organi di stampa, quindi gli organi di stampa da questa dirigenza delle banche sono ritenuti più importanti rispetto a noi vecchi azionisti che eravamo i proprietari delle banche e siamo stati privati attraverso un'operazione a mio giudizio molto discutibile anche dal punto di vista della legalità della proprietà della banca. E siamo stati informati che c'è questa offerta di 9 euro da una parte ed un cervellotico sistema di percentuali dall'altra in Veneto Banca. Quindi voi l'avete saputo dai giornali in sostanza? Noi abbiamo saputo dai giornali. Non è che vi è stato... Domani si dovrebbe concretizzare un incontro con la dirigenza delle banche e con il coordinamento Don Torta, però prima le banche hanno ritenuto di informare i giornali. Io capisco questo legame particolare banche e giornali, perché i giornali sino ad ora hanno sempre ben servito le banche. E quindi in questa prospettiva, in questa dinamica di reciproco favore, è chiaro che le banche hanno fatto il favore ai giornali. I giornali renderanno il favore alle banche come l'hanno fatto sino ad ora, e spesso trasferendo notizie inesatte. Cioè anche incensando meriti che non ci sono. Beh, incensando anche meriti che evidentemente non ci sono, perché le nostre banche, dopo l'intervento salvifico del Fondo Atlante, hanno continuato a maturare perdite da capogiro. Ogni mattina che le banche aprono sono 3-4 milioni che vanno persi. Le nostre banche perdono mediamente 40-50 milioni il mese. E questo è merito dell'illuminata gestione del nuovo corso aziendale. Io ora non posso andare oltre questa critica, ripeto, perché pur essendo azionista con mia moglie di entrambe le banche, come tutti gli altri non sappiamo niente di che cosa sia successo all'interno delle banche. Quindi mi limito a guardare un po' i bilanci, a fare i conti dell'uomo della strada, a capire che bottega che non lavora, bottega chiude, e questi non vogliono chiudere, ma la vorrebbero vendere. Per vendere la banca che cosa debbono fare? In qualche maniera debbono risolvere il contenzioso, perché nessun acquirente prenderebbe una banca con un forte contenzioso giudiziario ed un forte contenzioso di natura sociale, come nessun acquirente acquisterebbe un immobile con un'ipoteca e tre cause da parte dei vicini. Quindi coloro che vorranno acquistare le banche, i fondi di investimento, si parla di fondi di investimento naturalmente stranieri, d'oltreoceano o di altri continenti, dicono noi siamo disposti a prendere le banche perché il mercato veneto è un mercato interessante, però ce le devi pulire. A nostro avviso questo è un tentativo di, come dire, da una parte rompere il fronte dei risparmiatori, dall'altra cercare in qualche maniera di dare l'immagine che queste situazioni di conflitto dei risparmiatori, dei cittadini veneti in generale con le banche si possono risolvere. In questo modo però non si potranno risolvere. Ecco, Avvocato, poi c'è
l'aspetto del rimborso che verrebbe dato a chi rinuncia a qualsiasi tipo di azione. Beh, diciamo legale, che questa è la richiesta meno originale, perché è ovvio che se c'è una transazione, la transazione deve coprire l'ipotesi di ulteriore contenzioso. Quindi non mi stupisce che ci sia questa richiesta, anzi è nell'ordine delle cose. Quello che mi stupisce è che venga in qualche maniera contrabbandata come una proposta allettante un qualche cosa che per Veneto Banca potrà portare nelle tasche dei risparmiatori circa un 10-12% rispetto all'investito. E non sappiamo ancora se al netto o al lordo delle tasse, certo, che è un aspetto molto importante. Per Popolare di Vicenza invece siamo sui 9 euro. E qui mi permetto di fare una piccola osservazione, perché sino ad ora, da quello che c'era stato raccontato, eravamo a conoscenza che la situazione di Veneto Banca era una situazione, dal punto di vista economico, meno preoccupante rispetto alla situazione di Popolare di Vicenza. Ora invece, attraverso questa dinamica di proposte di transazione, scopriamo che Veneto Banca fa delle offerte quantitativamente inferiori rispetto a Popolare di Vicenza, nonostante ci siano poi tutta una serie di meccanismi di benefit che sono una campagna promozionale commerciale per far finta che queste banche abbiano ancora una clientela. Ci torniamo, Cato. Ci torniamo adesso, vediamo un servizio sulle banche popolari della nostra redazione di Treviso, poi andiamo da Paolino Barbiero, perché poi c'è anche la questione degli esuberi del piano industriale che è stato messo in piedi. Vediamo. Partiamo sottolineando che innanzitutto l'offerta di transazione di Veneto Banca esclude chi ha già intrapreso azioni legali contro la banca e le società di capitali. Due macigni, considerando la mole di denunce presentate sia al Tribunale di Treviso che a quello di Vicenza, ma anche la lunga serie di imprese che hanno acquistato azioni a garanzia dei prestiti che chiedevano all'istituto. Particolari non secondari, in una partita dove le associazioni sono già divise sull'offerta di indennizzo di 9 euro per l'azione di Popolare di Vicenza e il 15% del valore dell'acquisto per Veneto Banca. Troppo pochi per l'associazione fondata dall'ex presidente del Tribunale di Treviso, Giovanni Schiavon. Troppo poco per esaudire quello che sono le richieste dei piccoli azionisti. Secondo voi quale sarebbe, diciamo, un giusto rimborso, anzi ristoro? Io credo che dovremmo partire da un minimo di un 30% in su, e allora credo che la credibilità degli azionisti e soci e correntisti potrebbero far sì che la banca potrebbe crescere con la fiducia. Poi c'è chi invece approva l'offerta. Voi dite, insomma, meglio un uovo oggi che una gallina domani con queste banche? Certo che sì, a malincuore è un'offerta molto bassa, però quello che è stato fatto dalle banche è comunque un passo in avanti. Quello che io punto è ricordare che oltre ai risparmiatori ci sono le imprese. Strada tutta in salita quindi per chi spera di recuperare quanto risparmiato in una vita, ma anche per le aziende che speravano in una rinegoziazione delle aperture di credito. La speranza comune è che comunque tutte le contese, presto o tardi, dovranno essere conciliate. E questi signori devono capire anche che se con tutte quelle azioni che sono state fatte illegali, e se hanno intenzione di cedere magari a qualche fondo alla banca, qualsiasi voglia acquisire questo istituto lo deve sicuramente acquisire senza nessuna causa che sia ammessa e concessa praticamente. Invece di Fabrizio Bazzoni avete visto Renato Barzi, che è vicepresidente dell'Associazione dei risparmiatori di Veneto Banca, e Patrizio Miatello. Paolino Barbiero. Beh, io volevo fare una considerazione sulla questione di prima, nel senso che quella è una mela marcia che, se le cose che sono state riscontrate sono vere, deve essere messa in galera e deve pagare. Cioè parliamo dell'infermiere di Padova che ha stuprato una paziente. Alla fine, quando ha pagato, lo si può anche rispedire nel suo paese. Questo perché magari adesso tutta l'attenzione si concentra su questo fatto che è grave, che è vergognoso, mentre invece ci sono migliaia di persone che svolgono il loro lavoro nella sanità in modo molto, molto attento. Quindi bisogna che appunto le mele marce paghino le conseguenze di queste azioni. Poi sulle banche, credo che dobbiamo preoccuparci
ancora purtroppo non solo per gli azionisti, e che adesso c'è questa proposta, poi dopo è troppo poco, se fosse di più sarebbe meglio, gli altri aspettano perché, come si dice, non entrano adesso se non nel contenzioso, ma possono aspettare, una banca può anche fallire. Cioè, lo dico perché molto spesso, anche quando abbiamo salvato imprese, se penso anche alla vicenda che ha riguardato Rete Veneta Antena 3, abbiamo fatto un intervento in bonus, si dice, quindi non si è portato a fallimento, ma si poteva andare anche a fallimento e c'erano sicuramente più speculazioni, sicuramente più disoccupati. Quindi c'è una situazione che è complicata e capisco quello che al posto del 15% sarebbe contento di avere il 30%, ma proprio i dati oggi dicevano che le banche hanno recuperato un po' di introiti da gente che ha messo soldi in banca, magari non li ha più messi in azioni, ma li ha messi in conto corrente normale, perché chi aveva il conto corrente normale non è che è cascato in questa, come si dice, situazione che si trovano in migliaia di soci, ma dall'altra parte non sta ripartendo il credito alle imprese. E quindi da questo punto di vista rischia di evitarsi ulteriormente anche la situazione economica del paese, determinando ricadute occupazionali, non solo tra chi lavora nelle banche, perché poi c'è anche questo problema e lo si deve gestire, anche perché un conto era gestire i processi di ristrutturazione delle banche qualche anno fa, quando ci sono state, dove hanno fatto anche dei fondi appositi sia le banche sia le grandi strutture che erano collegate con lo Stato, penso alla Telecom piuttosto che alle Poste e all'Enel, dove hanno fatto la cosiddetta ISE pensione, cioè quegli istituti hanno messo a disposizione loro i soldi per fare uscire le persone prima, e in alcuni casi hanno inserito anche dei giovani. Qui invece la situazione è tutta a ribasso, quindi rischia di essere di esserci una rottura della coesione sociale in tutto il territorio, perché appunto se si parla di 3-4 mila persone da lasciare a casa che hanno 50 anni, questo non è che le ricollochi, sono persone che hanno delle famiglie e tra l'altro sono le stesse che oltre a trovarsi senza lavoro magari avevano preso anche delle azioni e quindi si sono anche bruciati quei risparmi all'interno della stessa banca. Se poi da questo punto di vista non vengono messi nel circuito soldi per tenere a galla quelle imprese che ancora hanno mercato, potrebbero anche ampliarsi, potrebbero anche fare qualche assunzione nuova, c'è il rischio che appunto ci sia una rottura consistente. Noi siamo molto preoccupati di questo dato, ed è chiaro che tutti vorrebbero il mal tolto, però là si è gonfiata, c'è stata fatta un'operazione sulle banche scandalosa. Il punto vero è che non c'è nessuno in galera, non c'è questi patrimoni che questa gente ha costruito dovrebbero essere messi sotto sequestro, venduti, cioè bisognerebbe fare un'operazione di questa natura, perché non è che non ci sono, ci sarà una responsabilità. Allora, anche qui ci garantiscono che non restituiranno le quote a Zonin o quant'altro, ma non è il problema di restituire i 9 euro alle azioni che ha Zonin, è intaccare tutto il patrimonio che si è costruito, e non solo lui, perché poi dentro a questo meccanismo, io mi ricordo anche quando facevano le assemblee le associazioni industriali a Veneto Banca, erano tutti che, come si dice, no, battevano le mani, applaudivano al sistema, e poi andavi a vedere, c'erano piccole e medie imprese che per avere dei finanziamenti dovevano pagare delle percentuali molto alte, e mentre invece quelle che erano collegate con i direttori, con i presidenti, con i vicepresidenti, avevano prestiti al 2%, al 3%, quando un singolo cittadino, se faceva, come si dice, un prestito che non era un mutuo, doveva pagare tassi che, se non erano di usura, ci mancava poco. E gli autofinanziamenti. Certo, questa è la situazione, quindi è drammatica, da qualsiasi parte la si prenda. Allora è chiaro che è complicato, perché le associazioni, anche noi diciamo teniamo duro, ma chi garantisce se teniamo duro che arriviamo al 30% e non era utile magari prendere quel 15%? Sono scelte che sono complicate. Sono complicate, poi c'è anche un problema, che quello che prende 9 euro come Veneto Bank, scusa, come la Popolare di Vicenza, ma poi sui 15% si può fare conto, ci sono situazioni diverse, perché c'è chi l'ha comprata a 9 euro l'azione, se l'ha presa all'inizio, quindi lui tutto sommato rientra, come si dice, in percentuale. No, non succede questo, perché è bloccato nel termine prescrizionale del 2007. Quindi nel 2007 Veneto Banca si acquistava a 36 euro, 37. Ti danno il 15%. E Popolare di Vicenza si acquistava, 28 euro, e Popolare di Vicenza si acquistava attorno ai 50 euro. Ma quelle che le hanno acquistate prima del 2008? Non sono dentro all'ipotesi di rimborso. L'ipotesi di rimborso è limitata soltanto ai 10 anni. Quando hanno fatto i saldi?
salto. No, soltanto i 10 anni, perché ritengono i legali delle banche, a mio avviso, non ne abbiamo parlato, che ciò che è coperto da prescrizione non debba essere risarcito. Che secondo me questo è un ragionamento. Quindi fa una prescrizione di 10 anni, perché poi in alcuni casi la prescrizione è di 5. In questo caso viene applicata la prescrizione ordinaria di 10 anni, ma secondo me è un discorso amorale. E le spiego perché. Io sono d'accordo, e quindi non perché l'istituto della prescrizione funziona nel momento in cui uno non vuol pagare e si avvale dell'istituto, però è rinunciabile. Se c'è stata ingiustizia, l'ingiustizia è per tutti. Per chi la comperate a 9 euro nel 1980, per chi la comperate a 10 euro nel 90. Ci deve essere il risarcimento per tutti. Questo tipo di operazione è un'operazione, a mio avviso, un po' furbetta. Ecco, una, si è parlato poi molto comunque anche, dovrebbero farlo in termini equivalenti, nel senso della, che... Ma però, della nel richiesta momento in cui vengono date delle banche, proprio 1980, per bocca dello stesso presidente dell'AVI Patuelli, scusate, vabbè, qui continuano a discutere, vabbè. Patuelli, che ha detto che bisogna che vengano resi noti i nomi dei grandi debitori delle banche sulle sofferenze. Che significa? Che se uno ha preso 25 milioni di euro e non li ha restituiti, fa dolosamente, ha in qualche modo indebolito l'istituto di credito a cui si è rivolto. Cosa ne pensa Boraso di questo? No? Perché le banche dicono dobbiamo riavere fiducia, ma la fiducia a questo punto... Questo è uno dei temi, perché quando MPS ha 32 miliardi di euro di sofferenze, qualcuno i soldi li ha presi? E non è la piccola media impresa, c'è qualcuno che si è portato a casa 250 milioni di euro? Qualcuno si è portato a casa 500 milioni di euro? Nei rapporti così a volte un po' strani tra questi imprenditori e i direttori generali di queste banche. A me qualche magistrato mi ha risposto che la corruzione tra privati non è purtroppo perseguibile. Non è pensabile che queste erogazioni di montagne di milioni non siano poi seguite ad attività corruttiva tra chi li riceveva e i direttori che firmavano. E pensare che questo non sia purtroppo perseguibile fa parte delle tante cose che non funzionano in questo paese. Perché ho sentito di quei nomi, non c'è solo nelle vicende questi grandi gruppi, spesso molto vicini a Roma, alla Roma bene, perché non so come mai i soldi della Popolare di Vicenza siano finiti a mezza Roma, a cifre da 180 milioni, 200... Progetti campati in aria che dal Veneto finanziavano grossi immobiliaristi romani, cose, cose sconvolgenti dal punto di vista anche economico, però questa è stata la vicenda. Poi c'è anche chi invece, lei direttore, sa che qualcuno è stato anche baciato alla fortuna all'incontrario, ha avuto giusto le informazioni giuste 6 mesi prima, se n'è uscito quasi indenne dal disastro del crollo dei valori delle azioni. Per carità, io mi auguro, perché non so sinceramente come ne uscirà il Veneto, la parte produttiva del Veneto da questa vicenda, perché ci sono centinaia e centinaia di aziende che chiaramente secondo me il conto lo pagheranno adesso o nei prossimi 24-36 mesi, perché secondo me il peggio arriverà nei prossimi 2-3 anni su questa vicenda, perché qualcuno ha i risparmi distrutti, qualcuno ha un'azienda che rischia di collassare con un effetto sociale devastante. Però permettimi, direttore, di tornare una battuta, cioè sì. Quel delinquente sì. È chiaro che è sfuggito alle maglie del controllo. Quello dell'ospedale di Padova. Quello è un delinquente, quello è un delinquente, perché quello si è approfittato di una persona in stato di debolezza fisica, perché chi va all'ospedale va perché è ancora più è uno stato di delinquenza che è spaventoso. Il tema è che mi pare che il fatto che si avvalga della facoltà di non rispondere la dica tutta su quella che è la situazione di questo personaggio. Il tema è che qui, se tra le tante cose non introduciamo un principio che da anni lo diciamo qui in trasmissione, che queste persone dovrebbero scontare la pena nel loro paese, e io sarei anche disposto, come Stato, a dargli qualche contributo al giorno, che non arriverebbe mai ai 500 euro che ci costano questi signori nelle carceri italiane. Se scontasse metà della pena in Romania, sicuramente
gli passerebbe la voglia di pensare ancora nella sua vita di fare una cosa del genere, d'accordo? O se qualche di queste, questa è la situazione drammatica, perché veramente c'è da non crederci di fatto, no? Perché comunque è un fatto di un'assoluta violenza che non ha tanto approfittarsi di una persona che va lì certamente non per, non è che va a ricoverarsi, su perché così, tra l'altro cioè, molto delicato, molto di cose è inaudita la vicenda, d'accordo. Voglio aprire invece un altro tema, direttore. Credo che in questi ultimi 2-3 anni abbiamo sempre detto che il tema dell'immigrazione e dei profughi va risolto lì. Finalmente Minniti ci è arrivato, non so come mai, folgorato sulla via di Damasco, è chiaro che è lì. Adesso però bisogna capire se la presenza in loco in Libia, perché abbiamo un'arteria aperta, cioè abbiamo una parte del fronte del Mediterraneo aperto, un'autostrada enorme, adesso io non so, mi auguro che, non so se il direttore ha notizie più precise, sembrerebbe che una parte dei governi libici, perché qua non ce ne sono uno, due, tre, non si capisce quanti siano i governi libici, però qua bisogna star lì, ma star lì, non ritornare domani dalla Libia, star lì finché quello che sta avvenendo, che è il commercio di persone, perché queste persone, non se ne parla poco, versano 2-3 mila dollari per poi venire anche di qua. Io comincio ad avere qualche dubbio, direttore, su quello che succede anche in questo paese. Beh, quando ho sentito in questi giorni, e chiudo, direttore, che attorno a una cooperativa gira un fatturato di 10 milioni di euro per la gestione dei profughi, lei capisce che qualcuno mi ha cominciato a fermare per la strada e ha detto: ma non è che qualcuno li manda i soldi di là per farli venire di qua? È difficile a pensare, quando abbiamo soggetti economici che fatturano 10, 12, 15 milioni di euro per la gestione dei profughi qui. Cioè, e questo è veramente una roba, dobbiamo veramente cominciare ad analizzare, perché o fermiamo la vicenda lì, altrimenti ci perdiamo in chiacchiere. Speriamo che Minniti, folgorato sulla via di Damasco, riesca a portarci il risultato. Voto anche Minniti se ci fa i risultati. Anche sul Corriere oggi una svolta ad U con Aldo Cazzullo che dice: si chiuda la rotta mediterranea. Fino all'altro giorno, diciamo, la pensavano diversamente. Vediamo prima di andare dal generale Pappalardo, a proposito di migranti, un servizio che riguarda un sms che è arrivato poco fa. Qualcuno chiedeva: ma è vero che a Volpago c'è chi vuole fare una marcia in favore dei profughi? È vero, e dovrebbe svolgersi domenica 22 di questo mese. Vediamo il servizio. Chi proprio sul Montello lavora da 20 anni per l'accoglienza e l'integrazione non può accettare che in questo territorio, su queste colline, venga promesso l'inferno. Lo striscione esposto alla fiaccolata antiprofughi di Volpago, le minacce con cui è stato imbrattato il cancello dell'ex polveriera, hanno spinto l'associazione che organizza il festival Ritmi e Danze dal Mondo a Giavera a promuovere per domenica 22 gennaio la Marcia dei Mille Piedi. Nessuna contromanifestazione, dice il presidente Don Bruno Baratto. Non è nel nostro stile. Da 22 anni lavoriamo a Giavera e Montello con questo festival che ormai è abbastanza conosciuto e non abbiamo mai preteso di essere contro qualcuno. Piuttosto il nostro stile è di mettere insieme, di far incontrare. Le paure sono comprensibili e fisiologiche. Esasperandole però si rischia di radicalizzare poi le tensioni e questo non aiuta nessuno, soprattutto non aiuta un territorio a fare i conti con le problematiche che si ritrova a vivere. Che la sistemazione dei migranti nell'ex polveriera, così come nelle caserme di Dossone e Oderzo, non sia la migliore delle soluzioni, Don Baratto non lo nasconde, più gestibile un'accoglienza diffusa. Concentrazioni di richiedenti asilo oltre un certo numero non aiutano l'inserimento nel territorio. Comprendiamo anche le ragioni per cui si può arrivare un po' in extremis a questo tipo di soluzioni, ma preferiremmo percorrere altre strade. Partenza alle 14.30 da Villa Wasserman, pronti a marciare i 500 volontari del festival, ma non solo. Da qui a Ritmi e Danze, a giugno, seguiranno altri appuntamenti ancora per far conoscere il più possibile le realtà che entrano a far parte della nostra quotidianità, anche perché Don Baratto torna a ribadire: di questa gioventù il territorio ha estremo bisogno. A garantire una qualità di vita
del territorio che, se non abbiamo una sufficiente presenza giovanile, non riusciamo a garantire. Servizio di Lina Paronetto, diceva Boraso, dove li inseriamo? Intanto sono senza titoli per stare in questo paese, chiamiamoci in maniera chiara, non hanno nessun documento per restare qui, ma inserimento dove? Ma io dico, il dato di l'altro ieri, il 40% di disoccupazione giovanile, l'11.2% di disoccupazione media nazionale, ma di cosa stiamo discutendo? Ma il dato, credo che Barbier, cioè 40% di disoccupazione giovanile, inserimento dove? Perché qui, se non ci mettiamo in testa che bisogna sequestrare i Minniti lì in Libia e non farlo uscire dalla Libia finché non risolve il problema con i 2, 3, 4, 5 governi, non mi interessa come, deve restare lì finché venga impedito che si continui questo mercimonio sulla carne umana, che gente che paga 2-3 mila dollari, che adesso mi viene anche a me il sospetto, direttore, che c'è qualcuno che li manda, perché non è possibile. Ma dove li trovano in Costa d'Avorio 2-3 mila dollari sti ragazzi? Ma chi gli dà? Vorrei sapere, c'è qualcuno che va a fare un'indagine invece di perdere il tempo dietro il prosecco, i LED, trasmissioni apoteo. Qualcuno può andare a capire sti ragazzi della Costa d'Avorio, della Nigeria, della Guinea, dove pigliano sti 3-4 mila dollari, chi glieli dà per arrivare poi a rischiare la vita e andiamo lì a salvarli e poi arrivano qua senza titoli, senza nulla. Inserimento dove? Ma dove? Perché veramente bisogna, cioè basta questa ipocrisia. 40%, 39,7% di disoccupazione giovanile e 11.2, siamo il record, credo ci batte solo il Portogallo, non so, dammi una mano, chi ci batte? Il Portogallo e la Grecia? Chi è che ci sta battendo sulla disoccupazione? Portogallo e Grecia, credo, perché siamo il fanalino di coda dell'Europa e qua si parla inserimento dove, chi e come? Tutti che si riempiono di belle parole, bocca a bocca parla, inserimento, e di dove? Di dove? Allora, ricorderete l'arresto dell'ex parlamentare Osvaldo Napoli a Roma nel corso di una manifestazione che era stata ispirata dal generale Pappalardo, con un ordine di cattura in nome del popolo italiano che, generale, lei sta dando all'arma dei carabinieri di cui lei fa parte. Sì. Non sanno perfettamente così. Sì. La TV di Stato e la stampa di regime ha completamente stravolto tutte le cose. Qui ci stiamo lamentando che lo Stato non esiste, che le cose non vanno bene, ormai da tanti anni, per cui il 14 dicembre un gruppo di cittadini hanno preso questo Osvaldo Napoli, lo hanno bloccato per arrestarlo. Osvaldo Napoli ha la grande colpa di non aver detto io non sono in carica e ha fatto credere, o ancora l'immunità, che fosse un parlamentare in carica ed è stato arrestato. Io che passavo lì per caso ho detto ma che sta succedendo? Se avete arrestato una persona, siccome il codice di procedura penale lo prevede, che il semplice cittadino intervenga e arresti qualcuno colto in flagranza di reato, è previsto dal codice. Ho detto date io alla forza pubblica perché alla forza pubblica procede. Ma perché quei cittadini stavano procedendo? Sono diventati matti? Erano da portare al manicomio quei cittadini? Oppure avevano tante buone ragioni? Avevano tantissime buone ragioni. Qua non vogliamo capire che tutto questo sfacelo sta succedendo perché lo Stato non esiste. Nel 2014, signore, è stata emanata una sentenza della Corte Costituzionale. Ha detto i parlamentari 945 sono stati eletti con una legge anticostituzionale. Se ne devono andare a casa. Però, per continuità dello Stato, siccome non possiamo rimanere senza Parlamento da un giorno all'altro, mettetemi in regola. Sono passati 3 anni e mezzo. Dopo 3 anni e mezzo ancora non si sono messi in regola. A casa mia, che sono un generale dei carabinieri, sono da arrestare. Perché non si può stare 3 anni e mezzo nell'abusivismo. Si sono pappati nel frattempo 900 milioni di euro che non gli spettavano. Sarebbe stato simpatico che Napolitano, vista la sentenza, dice ragazzi, mettiamoci d'accordo, entro 5-6 mesi rifacciamo il Parlamento, perché con l'abusivismo non si va da nessuna parte. Napolitano tace, se ne va via, arriva Mattarella, Mattarella tace, fa un nuovo governo Gentiloni e gli dice vai fino a quando puoi. Come sarebbe a dire fino a quando puoi? Questi sono abusivi. Giustamente i cittadini si sono mossi e lo hanno arrestato. Ci sono delitti contro la personalità dello Stato, cari amici, che prevedono l'ergastolo per questi delitti: usurpazione di potere pubblico, potere politico, associazione a delinquere, attentato ai diritti politici del cittadino. E più ce n'hai, più ce ne metti.
Ebbene, io sono andato a parlare con il procuratore della Repubblica di Roma il giorno dopo. Dico, scusi, ma lei che sta facendo? Ma lei permette ai cittadini di arrestare? Ma noi paghiamo lei perché proceda lei. Perché non sa precedente che quelli da 3 anni e mezzo sono abusivi? Lui mi ha guardato, generale, mi ha portato una denuncia, adesso la guarderò attentamente. Lei la deve guardare attentamente, perché quello è il suo lavoro. E è passato un mese e ancora non ha fatto niente. Sono andato al procuratore della Repubblica di Palermo, ci scusi, ma lei perché non procede? Ci, ma scusi, ma lei perché è venuto da me? Perché voi siete coloro che lottano in prima linea contro la mafia e contro il potere colluso politico colluso con la mafia. Lei deve agire! Tutti in silenzio. A un certo punto, giustamente, i cittadini mi hanno avvicinato. Che dobbiamo fare? Signori, il capo dello Stato non esiste perché è stato eletto da un Parlamento di abusivi. Il Parlamento non esiste perché sono decadute ormai da 3 anni e mezzo. Il governo è stato eletto da parlamentari abusivi. A questo punto il popolo si appella all'articolo 1 della Costituzione. La sovranità appartiene al popolo. E che cos'è la sovranità? Pane e mortadella? No, signori amici, la sovranità vuol dire potere legislativo, potere esecutivo, potere giudiziario. Il popolo si riappropria del potere giudiziario e ha emanato un ordine di cattura popolare. Nei confronti di chi? Di tutti quelli che sono abusivi. Ovviamente i vari sostenitori di questi movimenti di liberazione popolare sono andati alle stazioni, i carabinieri l'hanno consegnato. I carabinieri hanno fatto il loro dovere, hanno preso consegna di questo ordine di cattura popolare, lo manderanno al magistrato perché dica, giustamente i carabinieri diranno, ma noi possiamo mai obbedire a un ordine di cattura popolare? Ma lo vuoi trasformare tu in un ordine di cattura reale? Perché tu magistrato lo puoi fare? Non lo fanno? E che volete, signore? La magistratura sta ferma. Il capo dello Stato non manda neanche un messaggio al Parlamento invitando mettetevi a posto e tutti stanno a guardare. Signori, voi vi lamentate di tutto, non vi lamentate del fatto più grave. Lo Stato non esiste, sono tutti abusivi, lo volete capire? E vi lamentate dei migranti, del pane che manca, le banche dove non funzionano, è lo Stato che non esiste. E io che sono carabinieri sono distrutto, ho lavorato per 40 anni per uno Stato che si è ridotto in queste condizioni. Io ho parlato con i miei colleghi e mi hanno detto, Madonna mia, ma c'è qualche magistrato che emetta qualche cosa che noi agiremmo immediatamente? Non si muove nessuno e lo Stato muore. Ecco perché di questo ordine di cattura popolare. È una provocazione, certo che è una provocazione. Nello Stato di diritto ancora non esiste perché qualche magistrato mi ha detto, però potreste fare dottrina e giurisprudenza. Perché potrebbe venire fuori che se lo Stato non esiste è il popolo che fa determinati atti. Si potrebbero valutare certe situazioni e qualche professore universitario mi ha pure telefonato. Si potrebbe fare dottrina nel senso per vedere se qualcuno si può permettere il lusso di stare a sedere nelle poltrone del potere e stare lì abusivamente. 900 milioni di euro hanno depredato alle casse dello Stato. Tutti, nessuno escluso. Quando mi arrivano quelli del Movimento 5 Stelle e mi dicono noi siamo onesti, io ho detto certo, dimettetevi, uscite fuori dal Parlamento e vi mettete con il popolo che vuole che questo Parlamento cessi immediatamente dall'operare. Lo sapete cosa mi hanno risposto? Mi hanno detto se noi usciamo qualcun altro viene dopo di noi. E che vuol dire? Cioè io continuo a fare il ladro per consentire ad altri di fare i ladri. Ma che razza di ragionamento è questo, signori? Ma dove siamo arrivati? Questo è il paese per il quale io ho lottato per 40 anni. Io da giovane tenente sono venuto all'Accademia Militare di Modena a dare il mio sangue per questo paese. E alla fine devo vedere lo Stato ridotto in questa maniera. Viva il popolo che si sta dando da fare. Sono movimenti di liberazione popolare. Osvaldo Napoli l'ha chiamato delinquenti. Non sono delinquenti, caro Napoli. Sono padri di famiglia. Io l'ho acchiappato uno, dico scusi, ma perché lei l'ha fatto? Lo sapete cosa mi ha risposto? C'ho moglie, 4 figli, il fratello che si è ammazzato perché l'azienda è fallita. Io non porto il pane a casa. Generale, che cazzo vuole da me? Che debba morire? Che gli dice a una persona di quel genere? Che si muove perché il paese comincia a funzionare in tutti i sensi, i migranti. Ma ci vuole tanto per dire, noi non possiamo, noi siamo cristiani, non possiamo far morire la gente in mare. Ma perché li dobbiamo portare in patria? Li riaccompagniamo a casa. Le nostre navi li salvano e li riportano a casa. Ma perché li dobbiamo portare a casa quando non abbiamo la possibilità di metterli a posto? Io ho trovato un negro, un ragazzo, un giovanottone ad Abano Terme che chiedeva le elemosine. Ho detto, scusa giovanotto, ma tu sapevi partendo dal Senegal che venivi qui a chiedere le elemosine? Ma guardate, ha abbassato gli occhi. Tu vieni a chiedere le elemosine a casa nostra. Ma chi te l'ha fatto fare? Oppure alla ragazza che si prostituisce per strada?
ma tu lo sapevi che veniva a fare la prostituta qui? Ma perché invece di essere dei cialtroni, dei falsi, degli ipocriti, non guardiamo in faccia la realtà e non facciamo funzionare lo Stato? Bene, ve lo dico con grande franchezza, ci siamo stancati. Tanti carabinieri non più in servizio, ma simpaticamente visti dai carabinieri e poliziotti, militari che stanno in servizio, imprenditori, lavoratori e pensionati. Ci stanno dicendo andate avanti voi almeno per rimettere le cose a posto. Che Mattarella, che è il maggiore responsabile. Ma come fai tu Mattarella? E qui conclude, ma la posizione più terribile è quella di Mattarella. Tu nel 2014 firmi la sentenza con cui dichiari il decaduto questo Parlamento e l'anno dopo accetti la nomina, l'elezione a capo dello Stato e degli abusivi. Ma come sarebbe dire? Dove c'è l'etica delle istituzioni? Avresti dovuto rispondere, scusate, vi ringrazio per l'elezione, ma io sono stato il giudice che vi ho giudicato, non posso accettare. Invece lui accetta di diventare Presidente della Repubblica, ma posso capire dopo 5-6 mesi l'ho mandato a votare. No, dopo 2 anni ancora li tiene lì. La posizione più terribile, caro Presidente, è la tua! È la tua, Sergio Mattarella! La posizione più terribile! Generale, scusate, Antonio Papalardo, lo sfogo, ma non ce la faccio più. Scusate lo sfogo, no, non ce la facevo più. Nei dibattiti ci sono anche queste intemerate, questi sfoghi. Padrino, cosa ne pensa? La consulta è intervenuta dopo la bocciatura del popolo, perché nel momento in cui il popolo non va a votare ha perso la fiducia nelle istituzioni. Le liste bloccate hanno permesso alle segreterie di partito di candidare persone che sono infastidite quando incontrano i cittadini nelle piazze. Mentre il contrario dovrebbe essere che quando uno viene fermato da un cittadino che gli chiede ma cosa state facendo, questo dovrebbe, non dico improvvisare un comizio, ma essere orgoglioso di dire stiamo facendo questo, questo e questo. Invece noti che proprio, come dire, è superfluo il popolo, ecco, questo forse è il termine per indicare la pochezza di molta classe dirigente che abbiamo in Parlamento. E dopo, lei direttore lo sa bene, io sono per il limite dei mandati. Quando uno ha fatto 10 anni in una carica istituzionale elevata, basta, nel senso che può fare altre cose. Allora per fare il ministro non serve essere parlamentare. Il parlamentare rappresenta il popolo, ha questa funzione, ma nel momento in cui il popolo non lo sceglie perché non può, cessa questa funzione. Se abbiamo delle persone valenti, queste possono fare i ministri, e non voglio esprimere un giudizio su buona parte dei ministri che abbiamo perché sono carnevaleschi. Ecco, allora io dico... il personaggio di valore può fare il ministro senza essere parlamentare, ma 10 anni dati al proprio paese, io darei una grande buona uscita, grande specialmente perché è una buona uscita, uno ritorna a fare quello che faceva prima e ha dato 10 anni al proprio paese dando voce e rappresentanza al suo popolo. Allora, gli islamici che sono qua devono tornare alle loro terre, non possono integrarsi, intanto servono campi di lavoro e concentramento. Questa inviterei a non scherzare troppo sui campi di lavoro e sul concentramento. Qualcuno dovrebbe, al di là delle vicende, qualcuno dovrebbe evitare di scherzare su queste cose. Dottor Zanini, sullo sfogo del generale, insomma, no? Un generale 40 anni di servizio dello Stato. Sullo sfogo del generale, no? Io direi... Vox Populi, Vox Dei. Purtuttavia, bisogna trovare delle maniere per venirne fuori. Ad esempio, i colleghi di Treviso, molto bravi, colleghi medici, nelle persone del professor Rigoli, del professor Gallo, sotto la direzione del dottor Benazzi, stanno organizzando bene questo discorso della diagnosi preventiva o delle vaccinazioni attraverso i medici di famiglia
affinché non si estendano i casi di meningite. E quindi grazie a questi colleghi, col dottor Morgante, bravi. Noi sul tema delle banche ci siamo adoperati anche attraverso Focus e guarda caso il giorno dopo che abbiamo fatto questa trasmissione, magari casualmente, la Procura di Roma ha decretato la colpevolezza, quantomeno ha richiesto la colpevolezza il mattino dopo, di circa 25 di quelle persone. Ancora non si sa bene di Zonin e di quella camariglia là. Era qualche santo in paradiso. Una camariglia che, pur essendo più in difficoltà, essa, Banca Popolare di Vicenza, rispetto a Veneto Banca, 3 o 4 anni fa voleva acquisire Veneto Banca. Zonin. E qui bisognerebbe darsi da fare, dicevo la volta scorsa, non solo in riferimento, e poi non condivido assolutamente, quei carteggi, il Montello sarà il vostro inferno. Ma nemmeno quelli della Lega hanno condiviso quell'aspetto là. Non condivido queste posizioni estreme, così come non posso condividere Don Baratto, le sue valutazioni. Anch'io provengo dal mondo cattolico, ma questa dabbenaggine seminata a piene mani non tiene conto dei grossi problemi che costoro, clandestini, profughi, rifugiati, non si capisce a quale categoria appartengono. Fatto sta che stanno creando un sacco di problemi. Guardate che vi parla uno che ne conosce di queste persone, magari le ha anche aiutate, ma incorrono in tanti di quelle posizioni, di quelle emergenze, costoro magari bevendo, che noi non siamo neanche in grado di vedere la doppia faccia, non solo di noi italiani, perché può capitare, ma di essi, senza tener conto di tutti i problemi di tipo igienico, sanitario. E allora anche su questo tema bisogna assumere delle decisioni. Dicevo prima, sul tema sollevato da lei, generale, bisogna andare alle elezioni. Lei ha ragione di lamentarsi. Noi sosteniamo la tesi, io sostengo la tesi, che quanto prima bisogna andare alle elezioni per ripristinare un Parlamento convalidato dal voto del popolo, e sotto questo profilo io auspico che si vada alle elezioni presto, col sistema proporzionale e col voto di preferenza. Tanto per, diciamo, accontentare oppure condividere col dottor Padrin il fatto che la gente ha bisogno di non vedere i nominati, ma di eleggere i propri rappresentanti. Voglio ricordarti, purtroppo, caro amico Padrin, che per 20 anni alle regionali c'era il listino. È una vergogna, quindi è inutile che ci lamentiamo degli altri, dei nominati, perché ad esempio io non sono mai potuto entrare nel listino di Galan, perché il listino di Galan era un listino protetto. Uno poteva essere l'ultimo della classe, assolutamente non un professionista, purché fosse appiattito su quella posizione, entrava nel listino. Poteva essere un ignorante qualsiasi, ma entrava nel listino. La stessa cosa che faceva in Lombardia qualche partito in riferimento a coloro che dovevano fare i lecchini di certa classe dirigente. Non deve più essere questo. Io voglio il proporzionale proprio perché ciascun raggruppamento
possa fare in maniera di portare a casa il proprio consenso, attraverso però il tema delle preferenze. Sotto questo profilo è bene persino ritornare alla prima Repubblica, perché la seconda Repubblica col maggior... Qualche sbarramento, scusa, o no, proporzionale? Sbarramento del 5%? Sbarramento del 5%? Cioè, è agitatissimo adesso Alfano. Altro tema dove bisogna mettere ordine. Minniti... Non solo, col 5% ce ne sono molti che si agitano. Va bene, diciamo dal 3 al 5. Dal 3 al 5. Dal 3 al 5 cambia già, vedi, cioè... Da 3 a 5 potresti avere 5 partiti in più e quindi poi devono trovare, come si dice, l'accordo in Parlamento, scusa, e quindi i programmi saltano, va bene. Scusa, comunque... scusami. Certo, con lo sbarramento. Hai ragione di sottolineare che Minniti, pensatevi, Minniti, uno che proviene dalla Prima Repubblica, non espressione della Seconda Repubblica, del maggioritario e dei nominati. È uno che proviene da lontano. Perché sbarazzarci di coloro, dicono che è Renzi, che provengono da lontano? Renzi voleva rottamare tutti, è stato rottamato. Pensatevi. E il miglior ministro degli interni che abbiamo da 20 anni a questa parte è Minniti. Perché ci ha reso conto, ci ha reso fervidi assertori della nullità di Alfano, che tra l'altro è stato premiato a fare il ministro degli esteri. Quindi bisognerebbe ripristinare anche sotto il profilo delle deleghe. Ma cosa aspettarsi delle deleghe sulle deleghe da, questo, da parte di questo Parlamento che è il Renzi bis e che premia gente come la Lorenzin, dicevo l'altra volta? Oppure come lo stesso espressione, la stessa espressione di Casini, quel commercialista di Bologna che è ancora l'ambiente, oppure premia la Fedeli, da cui più bella caratteristica è stata di essere iscritta alla CGIL, e anche qui bisogna mettere ordine andando alle elezioni anticipate. Allora così ho colto l'occasione benevolmente per rispondere, caro generale, al suo grido di dolore, rispondendole che è necessario prima del 15 di settembre, dopodiché costoro hanno diritto al vitalizio, prima del 15 settembre, di andare alle elezioni, così anche la sua voce sarà esaurita. Allora, scusate, sono i preti bolscevichi che rovinano questo paese, gli emissari che vanno a prenderli. Restiamo un attimo ancora sui migranti, la sicurezza è un servizio da maestre. Il titolo avete visto, abbiamo riportato qui in alto lo sfogo del generale Pappalardo che dice lo Stato non esiste, il popolo insorga. Vediamo a Mestre cosa succede. Secondo alcuni potrebbe addirittura sfociare in un'azione legale contro il Comune di Venezia l'esasperazione dei residenti di Via Cappuccina e Via Dante, una sorta di denuncia per mancato rispetto delle promesse elettorali. La zona vive da diverso tempo una situazione di disagio in balia di una malavita composta soprattutto da bande di spacciatori che, nonostante diverse azioni delle forze dell'ordine, continua ad agire pressoché alla luce del sole. Tra i commercianti si starebbe dunque facendo largo l'ipotesi di un gesto eclatante, qualcosa, qualsiasi cosa, che possa portare una volta per tutte l'allarme sicurezza in questo quartiere ai primi posti dell'agenda politica di Cafarsetti. L'assessore alla sicurezza Giorgio D'Este invita a mantenere la calma e ricorda le tante operazioni svolte nell'ultimo periodo dalle forze dell'ordine. Determinati fenomeni sono continuamente attenzionati, lo dimostrano gli organi di stampa che riportano quasi quotidianamente operazioni di polizia, non solo polizia locale ma anche di Stato e altre forze di polizia, e quindi ci siamo sul pezzo, noi siamo particolarmente presenti. A volte però l'attività di polizia si scontra anche con difficoltà di ordine burocratico, come con gli arresti e le espulsioni di stranieri irregolari. Dobbiamo pensare di lavorare sull'espulsione vera e propria, perché quelli che sono clandestini qui e vengono per delinquere vanno rispediti a casa, cioè vanno rimandati al mittente. È difficile espellere un clandestino, è più difficile di quello che può sembrare? Tecnicamente, giuridicamente oggi sì. Nel momento in cui questo viene arrestato anche in maniera recidiva per stessi o diversi reati, ancora non ci è possibile espellere il soggetto. Questo è un problema molto grande e va veramente risolto.
Servizio di Filippo Fois. Allora, prima di tornare dall'avvocato Arman, perché dobbiamo ovviamente andare avanti sulla questione delle banche e dei rimborsi, Paolino Barbiero, domani la Corte Costituzionale si pronuncia sul quesito referendario proposto dalla CGIL, CGIL che ha raccolto, mi pare, 3 milioni e 300 mila firme per questo referendum abrogativo del Jobs Act. Ecco, cosa vi aspettate? Perché c'è stato un no dell'Avvocatura di Stato e si prevede che anche la Consulta vada un po' in quella direzione. Allora, intanto i referendum sono tre e sono abrogativi. C'è. E per ognuno abbiamo raccolto 1.100.000 firme. Preciso anche che ne abbiamo raccolto 1.500.000 per un disegno di legge. Quindi ci sono due strumenti che il governo, quello che c'è o quello che ci sarà, può usare. Noi preferiamo che usi il disegno di legge. E il disegno di legge cosa fa? È un articolato completo che va a modificare tutte le situazioni distorte che i vari governi hanno introdotto pensando di deregolamentare i rapporti di lavoro, dai voucher agli appalti, ai licenziamenti anche, come si dice, senza giusta causa, indiscriminati e via di questo passo. Ora, il referendum adesso dobbiamo sentire cosa dice domani la consulta. C'è già stata una prima azione fatta da enti del governo che hanno detto per noi possono andare. Adesso vediamo se vengono ammessi tutti e tre o ne scartano uno, ne ammettono due. Il punto qual è? Io non discuterei tanto se vengono ammessi o no, discuterei su ciò che i referendum vogliono raggiungere. Siccome tutti dicono che c'è lavoro precario, che i giovani non trovano lavoro, che è difficile trovarlo, che ci sono situazioni in cui i voucher che erano stati fatti per il lavoro accessorio, cioè per pagare un'ora una persona che viene a stirarti a casa due cose piuttosto di farlo in nero, come succede quasi regolarmente nelle case, diciamo, delle persone, si sono invece trasformati in pagamento per dare delle coperture a persone che poi lavorano in nero, perché ti danno un voucher per un giorno e magari il voucher vale 10 euro, gli altri 30 te li danno in nero. Quindi vengono pagati in nero, non ci sono le protezioni contrattuali, non entrano contributi per compensare poi il pagamento delle pensioni e siccome sono montagne di voucher in termini di milioni di voucher dati fuori e dietro a questo basta moltiplicare per 10-15 perché poi compensano anche ore pagate in nero, si capisce quant'è l'area di evasione ed elusione fiscale che si è costruita dentro a questa forma perversa. Quindi, siccome non sono stati capaci di farle rientrare nella normalità, noi intanto ne chiediamo l'abrogazione, poi dopo discutiamo quali sono le norme per regolamentare il lavoro accessorio, che tra l'altro non serviva farne di altre perché ci sono già oltre 40 tipi di rapporto di lavoro, dove ognuno poteva utilizzare quello che andava meglio, perfino come si dice i commercianti, perché si possono fare si può fare lavoro a chiamata, si può fare lavoro part-time, lo si può fare orizzontale, lo si può fare verticale, ma che ci sia una norma contrattuale, dove alla fine uno sa che se lavora un mese ha diritto a due giorni di ferie, che se lavora un mese ha diritto a un rateo di tredicesima, che se lavora quel mese ha le coperture e tutto quello che ne consegue. Quindi, anche perché se tu svalorizzi il lavoro, non dai la qualità a una prospettiva sul lavoro, tu devi valorizzarlo il lavoro se vuoi crescere, perché è vero che non possiamo avere migliaia o milioni di persone che arrivano qui se non c'è lavoro neanche per i nostri. Il punto vero è che ai nostri, per compensare il sistema di welfare, bisogna dare la possibilità di farli crescere professionalmente e di lavorare su produzioni di alto valore aggiunto, perché se non si porta questo paese a lavorare su produzioni di alto valore aggiunto, siamo finiti, non ce n'è più per nessuno, ok? E quindi poi quando il popolo si ribellerà contro uno Stato che non c'è più, che è saltato tutto. Perché se il popolo voleva ribellarsi, ha tante occasioni, si è ribellato il 4 di dicembre, perché in massa è andato a votare e ha votato perché voleva mantenere questa Costituzione, mettiamola così, se ha votato per quello. Poi ci sono anche tante altre ragioni, perché ha votato per mandare via Renzi e ha fatto bene, ha votato perché non ha dato la risposta alle banche e ha fatto bene. Il punto poi è che chiusa, diciamo, questa partita, ci siamo trovati comunque con un altro governo, fatto rispetto alle regole che questa Costituzione prevede. Poi il buonsenso avrebbe voluto altre cose, ma il buonsenso ormai in questo paese purtroppo ce n'è poco, però siamo di fronte a questa
situazione. Adesso ci sono, come si dice, questi referendum. Allora, sappiamo che sono referendum e sono promossi solo dalla CGIL. Non è che la CGIL ha chissà quale consenso, no? Che può determinare il 50%, perché guardate che deve andare a votare il 50% più uno, perché c'è il sistema attuale sui referendum, non c'è il quorum diverso come era previsto nella riforma, c'è questo. Allora vuol dire che la gente deve alzarsi quella mattina, quando ci saranno i referendum, e andare a votare per dire che il sistema di regole che si è costruito nel lavoro è un sistema perverso, che non valorizza il lavoro, che non dà prospettiva né alle persone né alle imprese. Perché se un'impresa vuole che il suo collaboratore si identifichi nell'impresa, lo deve valorizzare, non può pensare di pagarlo 3 euro all'ora e di mandarlo a casa dalla mattina alla sera quando vuole, senza un minimo di regole. Poi ripeto, ci sono i licenziamenti economici, si possono fare, si aprono le procedure, faccio la mobilità, adesso c'è la Maspi al posto, come si dice, della mobilità. Faccio sempre l'esempio di Antenna 3 e Rete Veneta, che in modo intelligente hanno gestito questo processo, senza creare, come si dice, una parte consistente di disoccupazione, perché magari qualcuno poteva specularci sopra. Ma potrei fare la lista di imprese dove siamo intervenuti e abbiamo risolto questi problemi, non sempre con facilità, ma se pensiamo a imprese che hanno fallito con i tribunali, e allora c'era Schiavone in tribunale, dove proponevano il concordato al 4%, il concordato al 4%, voi capite cosa è successo in questo paese? Quindi ce n'è per tutti. Allora io penso che noi dobbiamo arrabbiarci con lo Stato, ma al di là che siano stati eletti con le preferenze o no, queste sono persone che vengono fuori dal popolo italiano, non sono arrivate da Marte, vengono fuori dal popolo italiano. No, uno no. Poi, come si uno dice, no. Noi ci meravigliamo sempre. Noi, no, non c'è ancora il Papa straniero, noi ci meravigliamo nel governo italiano, noi ci meravigliamo sempre delle, come si dice, riforme elettorali che sono state fatte. Io, se guardo indietro, in tutte le riforme elettorali, tutti i governi che ci sono stati, si è sempre criticato che in qualche modo ciò che veniva fuori da quell'espressione non era la rappresentanza del popolo, e ha fatto l'esempio del borsino, e se ne potrebbero fare tanti altri. Guardate che c'è un problema solo, ci vorrebbe una forza politica in grado di conquistare il 51%. Se adesso fanno la legge elettorale per tentare che attraverso il proporzionale si facciano coalizioni che in qualche modo lasciano Grillo fuori, lo possono fare, ma se Grillo prende il 51%, non c'è proporzionale che tenga. Il punto vero è che nessuno in questo paese è mai arrivato tanto, neanche la Democrazia Cristiana, quando è riuscita a fare il 40% e oltre. Poi la Democrazia Cristiana faceva la Democrazia Zanino, sempre. Però la Democrazia Cristiana ha fatto tutto in casa, perché poi alla fine in 5 anni la Democrazia Cristiana cambiava 4 governi, ok? Ma era sempre la Democrazia Cristiana, quindi insomma... Questo paese è un paese un po' complicato, e se tu vuoi dare stabilità devi avere una regola che ti consente di dare stabilità. Poi i contrappesi ci sono, non è che non ci sono, eh? È per questo che tra l'altro l'Italia, diversamente da altri paesi, una volta dicevano cascava perché il sindacato faceva sciopero, no, cascava dalla Lega alla Democrazia Cristiana, non perché noi facevamo sciopero, ma perché loro si rompevano al loro interno. Poi chiaramente lo sciopero aiutava, ma molte volte è successo così. Qui c'è un problema preeminente, non è tanto il miglior sistema elettorale, questi sono abusivi, è grave. Cioè non stiamo discutendo del sistema elettorale, sono abusivi da 3 anni e mezzo, se ne dovevano andare, punto e basta. Allora scusate, vediamo cosa succede a Venezia, perché continua il muro contro muro tra dipendenti comunali, sindacati in particolare, e il sindaco Brugnaro. Vediamo. Dopo la denuncia della CGIL e la sfiducia della UIL, le polemiche scatenate dai post pubblicati su Facebook dal comandante della Polizia Municipale di Venezia, Marco Agostini, hanno portato ad uno scontro senza precedenti con i sindacati. Agostini, che aveva prestato servizio al casinò assieme ad alcuni agenti della municipale per permetterne l'apertura nonostante lo sciopero degli ispettori contro il taglio delle indennità, aveva poi tra l'altro scritto su Facebook: «Sono stufo di quelli che dicono no a tutto e poi a Capodanno di turno si buttano in malattia tipo Gallo della CGIL». Dopo l'annuncio di denuncia da parte del segretario della funzione pubblica della CGIL veneziana Daniele Giordano, in una lettera aperta dai toni durissimi, il segretario della UIL FPL Mario Ragno ha ulteriormente alzato il tiro. La stragrande maggioranza dei vigili urbani di Venezia, ha scritto il sindacalista rivolgendosi direttamente ad Agostini, si vergogna di essere rappresentata da chi li sta svendendo pubblicamente, mistificando la realtà dei fatti. I colleghi, prosegue Ragno, sono stanchi di essere insultati, denigrati e usati come parafulmine per nascondere la sua pessima gestione del lavoro e per le mancate promesse elettorali del nostro caro sindaco.
Nella lettera Ragno ricorda anche come Marco Agostini sia al comando della Polizia Municipale dal 2007 con una parentesi da direttore generale, aggiungendo: «Lei ad oggi ha dimostrato di non essere in grado di gestire 400 persone e se i vigili urbani la sfiduciano, lei non li rappresenta più». Servizio di Filippo Fois, ma già che ci siamo, sentiamo anche la reazione del primo cittadino Luigi Brugnaro in questo secondo servizio. Siamo tanta gente, qui ci sono 3.000 dipendenti del comune, 7.000 delle partecipate, parliamo di quasi 10.000 persone che comunque lavorano nel sistema gruppo Comune di Venezia, Città di Venezia. Chiaro che c'è sempre qualcuno che ha qualcosa da dire o da pensare. Noi abbiamo semplicemente continuato a confermare che le persone ci stanno aiutando, stanno lavorando tantissimo, abbiamo sempre detto. Ripeto, non credo che si debbano scegliere strade di natura politica o pseudo-sindacale, perché non è questo lo stile che le grandi organizzazioni sindacali hanno mai utilizzato, cioè noi rifugiamo da qualsiasi polemica in questo senso. Poi i casi specifici o individuali ne risponderanno individualmente le persone, insomma, ma sono casi individuali, mai ci permetteremo di attaccare categorie intere di persone, tutt'altro. Così il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e il comandante della polizia locale, Marco Agostini, rispondono alle polemiche sollevate dai sindacati. La prova dell'ottimo lavoro dei nostri dipendenti, argomentano, sta nelle due distinte operazioni antidroga portate a termine in queste ore dalla nostra polizia municipale. I vigili hanno sequestrato 1 chilo di marijuana e 1,5 chilo di eroina purissima in sasso, pari a 7.000 dosi. Due persone sono state arrestate e una denunciata. La prima operazione è scattata nella zona della stazione di Mestre, dove gli agenti della municipale hanno individuato e bloccato il pusher con l'aiuto del cane Kuma. Nel secondo caso gli agenti hanno bloccato un'auto sospetta dopo un inseguimento recuperando l'eroina. Servizio di Tommaso Stoppa. Allora, assessore, come... Posso aprire una piccola parentesi divertente? Sì. Vedere gli alamari degli ufficiali dei carabinieri, quelli d'argento, sul collo di un comandante dei vigili urbani non mi piace. Quello è un distintivo dei carabinieri, lasciatelo ai carabinieri, per cortesia. È un distintivo nostro. Avrà fatto anche il carabinieri. Non l'avevamo notato. È una cosa simpatica, però gli alamari sono i nostri, li stanno copiando tutti, per carità. Sì, sì. Allora, Renato Borasi. Ma noi tecnicamente possiamo solo dire che il nostro corpo sta lavorando bene, soprattutto sul tema della sicurezza in città. Anche ieri sono stati fatti dei blitz sul settore della droga in collaborazione poi con le forze dell'ordine, pesanti in città. Dopo sull'utilizzo di Facebook, purtroppo qui c'è un paese che affonda su Facebook, da qualsiasi parte lo si voglia vedere. E io mi auguro che chi non rispetta il contratto di lavoro, chi si comporta male, poi ci sono delle procedure disciplinari, ognuno si prende la responsabilità per quello che fa. Però io ritengo che l'operato del comandante va difeso sotto il profilo dell'attività di comando. Dopodiché, che su 400 persone addette alla Polizia Municipale ci siano 56 dirigenti sindacali, a me sembra un po' tanto, sinceramente. Qui c'è un paese che a volte affonda nel mare di chi, per carità, lo fa giustamente nel rispetto della legge, però c'è chi a volte c'è qualcosa che non funziona molto, insomma, sotto il profilo, perché abbiamo un sistema di comunale in cui tra leggi 104, dirigenti sindacali, distaccati sindacali, e alla fine non ci rimane molto da dire, che non so, qui, per carità, prendiamo atto, uno registra e dopodiché però bisogna far funzionare il sistema del controllo, perché chi non rispetta le regole poi deve essere sanzionato rispetto a quelle che sono le regole di un contratto. Sull'utilizzo di Facebook, purtroppo qui c'è di tutto, io credo di essere l'unico veneto che non è ancora registrato in Facebook, io continuerò, siamo in due. Ecco, continuerò a non esserci. Perché probabilmente poi mi rendo conto. Potremmo fare un profilo che, finto, esatto, e farti dire delle cose mostruose. Perché oggettivamente, insomma, è incredibile. Insomma. Allora, sappiamo, poi sentiremo l'assessore sulla riforma dei trasporti veneziana. Se abbiamo un Parlamento di abusivi che non vogliono lasciare le Camere, come possiamo pretendere di scacciare gli abusivi che occupano le case popolari? Dobbiamo fermarci qui perché c'è la pubblicità, state con noi, riprendiamo tra pochissimo e ripartiamo con le banche, l'avvocato Andrea
Armanna e tutti i nostri ospiti. Grazie, a tra poco.